ad uscire adesso lo scaletto in direzione delle pivot, uscita di Matera con il petto, porta sguarnita, il tiro fuori. Mancini salta l'avversario con la finta di corpo, se ne va, fa superiorità numerica, Mancini col sinistro fuori, mette in gioco il pallone, ci arriva molto bene Zito, poi la palla per Fortini che conclude, la palla poi esce, altra rimessa laterale per la Roma Torino Futsal. Viene battuto adesso in mezzo, la deviazione, forse la rete dell'1-0 da parte di Preto, vantaggio della squadra di Venditti con il numero 3. Tocco, la sfera che arriva a Fortini che mette in mezzo il pallone, il tiro, la risposta di Bozzi. Era troppo lenta la manovra di Serbia che perde un altro brutto pallone, Fortini, Bozzi a dire no. Palla sulla destra, messa in mezzo, la deviazione, poi la conclusione, la palla arriva diretta tra i piedi di Fantini, 2-0 della Roma Torino Futsal, raddoppia il capocannoniere del girone regionale. Rimessa laterale, altro brutto pallone perso, Bozzi. Messa in mezzo, si muove bene adesso Fantini che non serve il compagno, decide di andare da solo dopo il rimpallo vinto, è 3-0. Benissimo, se ne va, due avversari, poi prova il sinistro, Matera ci mette il piede, calcio di punizione, va sotto la barriera, ancora Matera, chiede palla qui sulla sinistra il capitano Fabozzi che poi mette al centro il pallone, viene saltato il portiere, la rete del 4-0, ancora del numero 7, ancora di Fortini. Rilancio lungo, Fabozzi prova la rovesciata, forse l'ultima occasione del match, la palla arriva al centro per Fabozzi che sul secondo palo accoglie l'invito di Zito e su questa occasione arriva il gol del 5-0 e anche il triplice fischio dei direttori di gara. La Roma Torino forse archivia la qualificazione. Sì, è stata una partita piuttosto combattuta, all'inizio soprattutto perché siamo mangiati abbastanza gol. Poi è vero, come detto del suo tempo, il caldo si è fatto sentire soprattutto da parte loro, perché sono abituati a giocare in un pazzetto dove c'è il parquet, quindi al chiuso, quindi in questa sabbia non erano abituati. Siamo riusciti, diciamo, come hai detto tu, a chiudere la partita comunque sul risultato del 5-0. Va a nostro favore, al ritorno cercheremo di giocare sempre bene e di chiuderla anche là il prima possibile.